Now we enter to our presentation from Father Luigi Borriello. He is the provincial of the Discalz Carmelite for the Naples province. He did his doctorate in spirituality, and he taught so many years in Theresianum. Now he teaches in Naples University. He is the author of a lot of books about spirituality and mysticism, and now he is working together with Father Edmundo on the Mystic Dictionary. We welcome you, Father Borriello. We are very happy to have you here and give us a reflection about our life, especially about liturgy and Carmelite spirituality. So now I hand it over to Father Luigi Borriello. Thank you, Father. Thank you, Fathers. Sono contento di essere qui come fratello tra fratelli. Sono contento di essere qui fratello tra fratelli, ripetendo una frase famosa di Paolo VI che diceva: ogni uomo è mio fratello. A maggior ragione io mi sento fratello tra fratelli, perché fratelli di religione più che di sangue, fratelli spirituali ma non meno reali. E abbiamo collaborato insieme con diversi padri, ricordo con grande nostalgia ma anche con grande affetto Padre Emanuele Boaga, col quale abbiamo realizzato il dizionario carmelitano, e anche altre cose. Adesso sono in corso alcuni, in corso praticamente un convegno, il quarto convegno di Mariologia Carmelitana, che porta il titolo Iconologia e Iconografia Carmelitana, che si terrà nel settembre prossimo a Brindisi. Come vedete c'è una collaborazione molto stretta, ma più ancora che stretta, molto fraterna. Vengo al tema che mi è stato assegnato e dico lo dico molto apertamente che io non sono un liturgista, non sono preparato in liturgia, quindi ci saranno delle carenze, ho dovuto prendere da testi che conoscevo, insomma da ricerche e approfondimenti che ho fatto, il significato di liturgia. Per quanto riguarda invece la spiritualità carmelitana, lì mi è un po' più facile, e quindi ho cercato di mettere insieme innanzitutto il binomio liturgia-spiritualità. Ecco, prima parte sarà una premessa, seconda parte sarà il binomio liturgia-spiritualità, definendo la spiritualità in virtù, in base a quello che dice la Sacrosanctum Concilium, che ha perfezionato in un certo qual modo la Mediator Dei di Pio XII, e poi ecco, definirò la spiritualità carmelitana. Quindi sarà sempre il secondo punto, ecco, dal binomio liturgia-spiritualità alla spiritualità carmelitana, cioè come la spiritualità carmelitana mutua alcuni tratti salienti dal binomio liturgia-spiritualità. Faccio un esempio, ma poi lo vedremo in seguito. La preghiera, l'unione con Dio, questa è liturgia, non è semplicemente spiritualità, ecco. Anche perché c'è una intersecazione, per non dire una commistione, una integrazione tra liturgia e spiritualità che non va sottovalutata, ed è questo che dico proprio nella premessa. Cercherò di stare nel tempo, nei tempi assegnatimi, però ecco, se
vi stufate, se vi annoiate, ecco, io posso terminare subito perché poi lascerò il testo definitivo. Questo per me è un testo provvisorio e chiedo perdono perché non ho avuto il tempo, in quanto provinciale lo dico, e lo dico con rammarico perché fare il provinciale oggi, ecco, non è una cosa molto facile. E quindi non ho il tempo di redigere un testo definitivo. Quando ci sarà la pubblicazione cercherò di dare il testo definitivo. Ebbene, comincio con la premessa come indicato. E cito una frase di Simone Weil. Dice così: quando leggo il Catechismo del Concilio di Trento, mi sembra di non aver nulla in comune con la religione che vi è esposta. Quando leggo il Nuovo Testamento, e cioè i mistici, la liturgia, quando vedo celebrare la messa, sento con una specie di certezza che questa fede è mia, o più precisamente sarebbe la mia, senza distanza tra essa e me, determinata dalla mia imperfezione. Così si apre la lettera, la celebre lettera a un religioso che Simone Weil scrisse a Maria, al padre Couturier, che diciamo così il suo referente spirituale, a cui gli dicono il padre spirituale, ma era il suo referente per quanto riguarda la spiritualità. Giunta agli ultimi anni della sua vita, la Weil volle esporre, ha detto padre domenicano, i primi convincimenti per verificarne la compatibilità con l'appartenenza alla Chiesa. La risposta non arrivò mai e la Weil rimase fino all'ultimo fedele alla sua vocazione di essere cristiana al di fuori della Chiesa. Nella sua lettera, sempre a questo religioso, elencava anche un certo numero di pensieri che abitavano in lei da anni e che erano di ostacolo al suo dichiararsi cattolica. Chiedeva quindi al suo corrispondente una risposta chiara, certa, categorica sulla compatibilità di ciascuna delle sue opinioni con l'appartenenza alla Chiesa. Dalle persone avvicinate negli ultimi anni ebbe solo risposte monche e inadeguate alle sue attese, o per meglio dire alla sua divorante sete di spiritualità autentica, che la sembrava cogliere tra l'altro nella liturgia. Perché la liturgia apre al mistero di Dio trascendente, ma pur vivente nella storia degli uomini. Ecco perché ho voluto citare la Simone Weil in questo brano tratto dalla lettera a un religioso. Ed è così che la liturgia apre al mistero di Dio, è mistagogia. Dal momento che il futuro del cristianesimo in Occidente dipende in gran parte dalla capacità che la Chiesa avrà di fare della sua liturgia la fonte della vita spirituale dei credenti. La fonte della vita spirituale dei credenti. Ma oggi i carmelitani, noi carmelitani, viviamo della liturgia che celebriamo? È un interrogativo che ci dobbiamo porre. Solo se viviamo della liturgia potremo attingere da essa quelle energie spirituali essenziali per il nutrimento della loro vita spirituale. È una citazione tratta dal libro, dal volume Liturgia e Carmelo, che è stato pubblicato nella collana Studi Carmelitani del 2012. Secondo me è quanto mai urgente ritrovare per noi carmelitani il rapporto tra liturgia e spiritualità, che non è pacifico. La necessità di rimanere l'equilibrio perduto tra liturgia e spiritualità cristiana in genere è stata una delle acquisizioni più importanti del Vaticano II e del post-concilio, poiché ha posto fine a un'epoca spesso condizionata dal devozionismo religioso, un certo formalismo religioso, ma devozionismo in senso decadente religioso, in netto contrasto con la liturgia, fonte e culmine della vita della Chiesa.
così come dice la Sacrosantum Concilium. Ancora oggi si continua a pensare alla liturgia prevalentemente in termini di ritualità o ad un insieme di cerimonie, privandola di tutta la sua ricchezza spirituale. È una tendenza ancora in atto. Nel rapporto tra liturgia e vita spirituale, il rischio teorico e pratico è quello del reciproco disinteresse dei due elementi in gioco, fino a pervenire, ecco, mentre si parla di un devozionismo, dall'altra parte si parla di uno spiritualismo, di una visione spiritualista delle esperienze di Dio, che non ha bisogno della liturgia, ritenuta esperienza fatta solo di esteriorità, di riti esterni, di cerimonie, di gesti visibili. Si dimentica, pertanto, che c'è una stretta reciprocità tra la liturgia e la vita spirituale, intesa come esperienza. Qui già do una definizione che raccoglie il rapporto liturgia e spiritualità. La vita spirituale intesa come esperienza personale ed ecclesiale di Dio, che attraverso lo Spirito Santo agisce nella liturgia e nel silenzio dei cuori. Pertanto occorre delineare le coordinate teologiche di una spiritualità che si alimenta dalla liturgia. E vado al primo punto dopo questa premessa. Il primo punto riguarda, avete, l'ho scritto qui, liturgia e vita spirituale alla luce della riflessione teologica, perché non è un dato pacifico questo binomio, come abbiamo potuto notare finora. Quindi a questo punto occorre chiarire sinteticamente, dal punto di vista teologico, i concetti e i rapporti. La liturgia che cos'è? La liturgia è stata definita da Paolo VI nel momento stesso dell'approvazione della Costituzione liturgica Sacrosanctum Concilium, cito, la prima scuola della nostra vita spirituale. La prima scuola della nostra vita spirituale. Essa è inoltre la prima e la più necessaria sorgente dello spirito cristiano. Citazione è Sacrosanctum Concilium numero 14. Il termine scuola esprime il carattere didattico e pedagogico, e potremmo aggiungere, come lo dirò più avanti, mistagogico della liturgia, cioè iniziazione al mistero, mistagogico, iniziazione al mistero, nei suoi contenuti e nella sua celebrazione. E cioè la parola di Dio, le preghiere, i testi liturgici, i riti e i gesti, l'universo simbolico, la ricchezza dei sacramenti e dell'anno liturgico, che non è una sequela di date, ma è vita spirituale incarnata nel corso della Chiesa che vive nel tempo e nella storia. Con la liturgia la Chiesa esercita quotidianamente una ricca pedagogia spirituale di contenuti e atteggiamenti. L'altra espressione sorgente indica il carattere mistagogico, cioè iniziazione al mistero, la comunione con i misteri della salvezza resi presenti nella liturgia. In questo senso la liturgia è sorgente e culmine della spiritualità cristiana, quale esperienza sacramentale dell'unione con Dio del Cristo per mezzo dello Spirito. Fin qui il concetto di liturgia, mutuato dalla Sacrosanctum Concilium. Per quanto riguarda invece, dico ai traduttori di andare alla pagina seguente, quanto alla spiritualità cristiana, nel suo senso più genuino, deve essere intesa come vita in Cristo,
e vita nello spirito, in senso generico, poi approfondiremo questo concetto. Cioè la spiritualità cristiana è esistenza radicata nella comunione sacramentale con il Signore, con la sua parola, la sua vita, i suoi misteri. Esprime ciò che noi chiamiamo santità, tanto nel suo compimento quanto nella sua ricerca e nella sua parziale realizzazione. Per dirla con la Lumen Gentium, nella vocazione, nella chiamata universale per tutti e nelle singole vocazioni. Tale è il senso più forte della visione cristocentrica della vita spirituale dei cristiani, secondo la teologia paolina e giovannea. È vita secondo lo Spirito, come si evince dalle lettere di Paolo, dalla teologia paolina. È vita secondo lo Spirito, camminate secondo lo Spirito, lo dice esplicitamente Paolo nella lettera ai Galati. È vita secondo lo Spirito, attuata e sorretta dall'azione dello Spirito, perciò diciamo vita spirituale, cioè vita secondo lo Spirito del risorto. Spirito di Cristo effuso in noi per mezzo dei sacramenti, che sono canali ufficiali di grazia. Ma questo non impedisce a Dio di agire al di fuori dei sacramenti, naturalmente. Così si arriva alla realizzazione del disegno di Dio. I cristiani diventano veri figli del Padre, incorporati a Cristo, guidati dallo Spirito, radunati nella Chiesa, presenti nel mondo. La ricchezza stessa del Vangelo, dell'azione, della vita e dell'azione dello Spirito permette di parlare di una spiritualità cristiana e di vari aspetti della vita cristiana, i quali, nella misura che sono sintesi autentiche e comprensive della ricchezza fondamentale del Vangelo, sono anche designate con il termine spiritualità. Cioè la spiritualità raccoglie questa ricchezza del Vangelo, del dettato evangelico, e lo vive nella liturgia, diremmo, sacramentale. Ecco. Difatti la celebrazione liturgica, nella prospettiva della storia della salvezza, segna e plasma la spiritualità cristiana con alcune caratteristiche originali. Ad esempio, il senso trinitario, il segno della croce nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo indica che ogni azione spirituale viene da Dio Trinità. La pienezza degli aspetti dell'economia della salvezza espressi nella parola di Dio o dai sacramenti, con tutte le esigenze concrete di vita e di testimonianza, indica pure il senso dinamico e progressivo della santità, l'itinerario della perfezione per la maturità delle persone e la crescita del regno. Infine, sottolinea sia la liturgia che la spiritualità, ecco in questo loro binomio, il carattere pasquale della santità cristiana, cioè la configurazione al mistero di Cristo morto e risorto, espresso inizialmente nel simbolismo battesimale come una continua morte e risurrezione. La spiritualità cristiana non è altro che la vivenza, la riviviscenza, il rivivere il mistero pasquale. La liturgia che cos'è? Al centro della liturgia c'è il mistero pasquale. La liturgia sacramentale cosa celebra? Il mistero pasquale nei vari sacramenti. Esige però questa santità cristiana la piena ecclesialità della vita spirituale. Non dimentichiamo che siamo in un corpo, in una comunione di santi, che è la Chiesa. Quindi siamo inseriti nel corpo ecclesiale,
ancora l'orientamento apostolico e missionario, perché la Chiesa è per sua natura missionaria, e la piena partecipazione alla realtà storica e culturale della Chiesa. Cioè la liturgia e la spiritualità non sono avulse dal contesto storico, sono contestualizzate nel contesto storico. Ecco perché abbiamo differenti interpretazioni di liturgia e di spiritualità. Se andiamo nel Canada, se andiamo nel Laos, se andiamo nel sud dell'Italia o andiamo nel nord dell'Italia, vediamo diverse interpretazioni, ma la sostanza è la stessa. Quindi il contesto storico e ecclesiale è molto importante e ci fa capire come ci dobbiamo radicare nel territorio che ha un suo background di tradizioni, di mentalità, di culture, che non possiamo dimenticare. La vita cristiana, la vita spirituale, scusate, è segnata dai sacramenti dell'iniziazione cristiana, battesimo, cresima e quaresima, che sono i sacramenti appunto dell'iniziazione cristiana, che ritroviamo pari pari nella liturgia. Vado più avanti, all'ultimo capoverso della pagina. Occorre inoltre ricordare l'impostazione che il Vaticano II ha dato ai rapporti tra la liturgia e la vita spirituale. In realtà non è sfuggita all'attenzione dei padri conciliari la questione nel momento di esaminare e redigere la Sacrosanctum Concilium. Il tema era stato dibattuto nei decenni precedenti e non poteva essere ignorato, perché non era un rapporto ben equilibrato, come ho detto nella premessa. Pio XII, che aveva parlato nella sua enciclica Mediator Dei, ne aveva parlato, però non c'era una continuità. Il Concilio Vaticano II si è messo in linea di continuità con Pio XII, con la sua Mediator Dei. Andiamo a un altro punto. Abbiamo detto che la liturgia è fonte e culmine, come questo fonte e culmine, questo binomio, ricade anche nella spiritualità. Alla spiritualità cristiana, difatti, si può applicare quanto il Concilio afferma delle attività della Chiesa. La liturgia è il culmine verso cui tende l'azione della Chiesa e insieme la fonte da cui promana tutta la sua virtù. La liturgia, e in modo speciale la celebrazione dell'Eucaristia, è fonte e culmine di tutta l'attività della Chiesa, perché essa è l'attuazione della santificazione, fonte, e del culto, culmine. Infatti, dice la Sacrosanctum Concilium al numero 10, dalla liturgia e particolarmente dall'Eucaristia deriva a noi come da sorgente, da fonte, da sorgente, la grazia, e si ottiene con la massima efficacia quella santificazione e glorificazione di Dio in Cristo, verso la quale convergono come a loro fonte, a loro fine, tutte le altre attività della Chiesa. Infatti, ogni vita cristiana, torno a ribadire questo concetto, incomincia con il battesimo e la cresima, si restaura con la penitenza e si nutre con l'Eucaristia. Ancora, andiamo, giriamo la pagina e arriviamo a pagina 6, primo capoverso per i traduttori. La liturgia è il momento fondale e culminante della vita spirituale, ma mancherebbe di un suo genuino dinamismo se non fosse vissuta con le esigenze della vita teologale e non avesse un influsso concreto nell'esistenza quotidiana. Cioè la radicalizzazione, la contestualizzazione di cui abbiamo parlato prima. Il Concilio
afferma esplicitamente, Sacrosantum Concilium numero 10. La liturgia spinge i fedeli, nutriti dai sacramenti pasquali, a vivere in perfetta unione e domanda che esprimono nella vita quanto hanno ricevuto mediante la fede. Questa è spiritualità vissuta, concretamente, nei solchi della storia quotidiana. Per accogliere e andiamo a un altro capoverso seguente, per accogliere e assimilare la santificazione, per approfondire il senso del vero culto a Dio, ha un'importanza decisiva la preghiera personale, come anche la preghiera comunitaria. La preghiera personale nasce dalla condizione di figli di Dio, ricevuta nel battesimo ed attua la comunione con Cristo, frutto dell'Eucaristia. Nell'attenzione al binomio preghiere ascesi, Sacrosantum Concilium numero 12, il Concilio sintetizza due grandi atteggiamenti della spiritualità, quasi a rendere evidente il necessario rapporto con tutta la vita spirituale dei fedeli. La formulazione della legittimità della preghiera è sostenuta dal precetto e dall'esempio di Cristo. Ma in realtà ogni preghiera autentica ha la sua radice nel dono dello Spirito e nella grazia filiale del battesimo. Non si può chiamare Dio con nome di Padre, Abba Padre, leggi Paolo, se non per mezzo dello Spirito. E che siamo figli, ecco, ne prova che abbiamo ricevuto lo Spirito. Ecco qui. L'accenno all'ascesi cristiana viene illustrato dalla necessaria conformazione al mistero del Cristo, al Cristo stesso, radicata nel battesimo e nel culto spirituale della vita che ha un vero carattere eucaristico. Concludendo questa prima parte, vado all'ultimo capoverso, la pagina 6. Concludendo questa parte, si potrebbe ricordare, come afferma Achille Triacca, grande liturgista salesiano, un semplice ragionamento, non per risolvere il problema, ma eventualmente per accentuarlo. E cioè, qual è questo problema? Dice Triacca. Come la spiritualità è in genere è connessa con l'esistenza, così la spiritualità cristiana dice relazione con l'esistenza cristiana. Questa, cioè l'esistenza cristiana, trova nella teologia spirituale una riflessione scientifica. La teologia spirituale riflette sistematicamente sulla esistenza cristiana. La teologia spirituale però non compromette l'unità formale della teologia. Ora, sia la spiritualità cristiana sia la teologia spirituale sono attività della Chiesa al cui apice, culmine, si trova la liturgia. Ecco il pensiero di Triacco. Dunque, conclude, la teologia spirituale, e legge la spiritualità cristiana, trova al vertice la liturgia e al caso la teologia spirituale liturgica. Lui vuole fondamentare la spiritualità liturgica, perché si parla di spiritualità liturgica. Come si vede, in entrambi i casi siamo rimandati a un identico interrogativo. Cosa si intende per vita spirituale? Potremmo, con un altro grande liturgista di venerata memoria, il Brasseaux, definirla, guardate, un liturgista come definisce la spiritualità. Come abbiamo detto, il Triacca definisce la spiritualità e parla di una spiritualità liturgica, il Brasseaux come definisce la spiritualità? Il modo particolare di concepire e di realizzare l'ideale della vita cristiana. Ma l'ideale della vita cristiana è la perfezione o la santità, perciò la vita spirituale diventa sinonimo di diversità di stili di santità. Come viviamo questi stili di santità? Noi parliamo di una santità vissuta, interpretata
dai carmelitani, dai domenicani, dai francesi. Sono stili, ma la sostanza è la stessa, modi diversi di attuare la santità, ecco, che trovano una ricaduta, ma una realizzazione nella liturgia. Di qui io credo sia venuto un po', ecco, il fatto che ogni ordine religioso aveva la sua liturgia, liturgia carmelitana, liturgia domenicana, poi sono state abolite queste diverse liturgie, perché unica è la liturgia. Però ci sono le interpretazioni, le applicazioni, ecco, nei vari contesti sociali, culturali ed ecclesiali. Finito questo rapporto tra liturgia e spiritualità, che cos'è la liturgia, che cos'è la spiritualità, e dopo aver approfondito il rapporto, il binomio o il rapporto intrinseco tra liturgia e spiritualità, vediamo come, ed è il secondo punto, quello un po' che ci interessa più da vicino, dal rapporto liturgia-spiritualità, come si può arrivare, o cosa si mutua, cosa si deriva alla spiritualità, cosa si prende, cosa la spiritualità carmelitana prende dal rapporto liturgia-spiritualità. Abbiamo delineato i tratti salienti della liturgia, i tratti salienti della spiritualità. Questo connubio liturgia-spiritualità non è un connubio, non è un binomio formale, ma un binomio essenziale. Cosa prende la spiritualità carmelitana da questo rapporto ineludibile, intrinseco, essenziale? Ecco, questo magari sarà poi il punto sul quale, ecco, rifletteremo, ci rifletterà nel gruppo di studio, perché questo mi interessa di più, perché quello che è stato detto precedentemente credo che tutti quanti lo sappiamo, però questo modo particolare che ci definisce come che definisce una spiritualità carmelitana, allora questo lo dobbiamo sapere per poi poterlo approfondire. Non che voi non lo sappiate, ma dobbiamo approfondire, siamo qui per approfondire, ecco. Allora incomincio con una citazione di Papa Francesco nel colloquio libero e spontaneo con l'Unione dei Superiori Maggiori Generali, tenuto il 29 novembre del 2013. Dice così: la Chiesa deve essere attrattiva, si rivolge ai religiosi, svegliate il mondo, siate testimoni di un modo diverso di fare, di agire, di vivere. I religiosi, e potremmo in questo caso dire i religiosi carmelitani, perché si rivolge anche a noi, devono essere uomini e donne capaci di svegliare il nostro mondo intorpidito. Io direi, per quanto è l'Europa, altri che intorpidito, è proprio, ecco, sonnolento se non moribondo. Ecco. Ma grazie a Dio, ecco, è sveglio, è vegeto, è vivo, ecco, in altri continenti, che non la vecchia Europa. Così, ecco, aveva detto, essere testimoni vuol dire essere profeti di comunione con Dio e di fraternità, che sono, a mio avviso, i due capisaldi della spiritualità carmelitana. L'unione con Dio vissuto in fraternità. Su questo poi ritornerò, vedremo un po', lo vedremo insieme, perché io non è una lezione ex cathedra, io parlo a voi come a fratelli, quindi non come uno che vuole dettare, dire delle cose che imparate oppure vissute, insomma, ecco. Essere testimoni, ripeto, vuol dire essere profeti di comunione con Dio e di fraternità per i carmelitani di tutti i tempi. La passione, che significa essere testimoni? La passione per la parola. Leggete tra le righe, già fate memoria di quello che è stato nel Medioevo, la spiritualità carmelitana nel Medioevo, la venerazione per la parola, la lectio divina.
La parola fatta carne, il cristocentrismo. La parola pregata, la legge divina, sono una sorgente viva della spiritualità carmelitana. La spiritualità carmelitana vuole favorire un'intensa esperienza di Dio, sempre più genuina e di qualità. Stimolati dalla lettera del Papa, potremmo dire che i consacrati in genere e i carmelitani in particolare sono chiamati a gettare uno sguardo al passato del proprio ordine. Purtroppo, ahimè, vedo che c'è poco sguardo retrospettivo, si guarda poco al passato. Ma come possiamo costruire il futuro se non pensiamo al passato? Dove lo costruiamo il presente se non teniamo conto del passato? Non per essere nostalgici, ma vedere quali sono stati i fondamenti, come hanno vissuto i primi padri, i nostri padri, la spiritualità carmelitana, come hanno vissuto e praticato la liturgia. Ecco. Quindi gettare uno sguardo al passato e del proprio ordine, non come nostalgia del passato, sottolineo, come segno di benedizione e cammino di identità, ritrovare l'identità propria per poterla esprimere e realizzare nella liturgia e proprio nella vita spirituale, nell'oggi della Chiesa. Uno sguardo al presente da vivere con passione e con rinnovato slancio. Il mondo va avanti. E si presenta sotto diverse sfide che noi carmelitani, testimoni del Cristo risorto e figli di profeti, dobbiamo accogliere, raccogliere e rispondere a queste sfide. Capite qual è la posta in gioco allora di noi carmelitani? Dobbiamo rimanere passivi, spettatori passivi, ma protagonisti dell'oggi della Chiesa come carmelitani, figli di profeti. Uno sguardo al presente, uno sguardo al futuro con le sue incertezze e insidie, ma anche ricco di grazie e di benedizioni in Cristo Gesù. Su questi aspetti tenterò una sintesi della spiritualità carmelitana a partire dal legame che intercorre tra liturgia e spiritualità in genere. Allora andiamo alla pagina seguente, elementi caratteristici della spiritualità carmelitana mutuati dalla liturgia, il rapporto sempre alla spiritualità. Quali sono gli elementi portanti, caratteristici della spiritualità carmelitana? Scusate un attimino, prendo un po' d'acqua perché ecco, così i traduttori si riposano. Che anch'io ho fatto quel lavoro, ma è massacrante, veramente sono lodevoli. Alcuni di questi elementi li prendo dall'articolo, dal saggio, più che un articolo saggio, Spiritualità carmelitana di Buaga, scritto per il Dizionario Carmelitano. Un'altra parte la prendo dal mio articolo per la rivista della Facoltà Teologica Pugliese, Linee di forza della spiritualità teresiana. Perché c'è un connubio, Teresa non dimentica il passato, anzi radica la sua spiritualità nel passato. E quindi bisogna che parliamo anche di questo, no? Ecco. Allora, la nozione di liturgia sopra presentata pone l'accento sulla dimensione santificante e cultuale del sacerdozio di Cristo e sull'intima unione con la Chiesa.
prospetta altresì molto chiaramente la necessità di un'accoglienza della vita divina e di una risposta adeguata. Che cos'è la spiritualità se non accogliere la vita di Dio e rispondere a questo dono che Dio ci fa? Quindi un rapporto tra padre e figlio, tra amico e amica, tra lo sposo e la sposa, tra l'amato e l'amata, tra la Chiesa e sposa e Cristo sposo. Quindi la necessità di un'accoglienza della vita divina e di una risposta adeguata. Nella partecipazione liturgica e nel culto esistenziale, non nel culto superficiale, esistenziale della vita, il che esige una spiritualità corroborata da una forte dimensione teologale, personale e comunitaria. Dimensione teologale, personale e comunitaria. La spiritualità accentua la necessità intrinseca della piena partecipazione che accoglie e celebra il mistero nella fede, nella speranza e nell'amore, il mistero pasquale, in un'esperienza che è chiamata a crescere e maturare nel tempo, perché è connaturale alla liturgia. Quanto alla spiritualità carmelitana, la realizzazione dell'ideale carmelitano alle origini avviene in un ambiente e con semplicità di strutture che favorisce la solitudine e la preghiera, ma non esclude l'apostolato. Vediamo adesso, passiamo agli elementi, c'è tutto un discorso che ho tratto, ripeto, dall'articolo di Emanuele Boaga, agli elementi fondanti della spiritualità carmelitana. E dividi in alcuni punti. Primo punto: la parola spezzata nella duplice mensa, come dicevano i padri, la mensa della parola e la mensa della parola fatta carne, la parola di Dio, la legge divina, e la parola fatta carne, l'Eucaristia. Il cristocentrismo, che Cristo dà a noi sotto le specie eucaristiche, è il perno intorno al quale ruota e si sviluppa la spiritualità carmelitana. Difatti, a fondamento di tutto il discorso albertino, gli alberti di Gerusalemme, è Gesù Cristo che è il Signore del luogo e l'assoluto dell'esistenza umana. È il senso che acquista l'espressione di connotazione biblica vivere in ossequio di Gesù Cristo. Gesù Cristo è posto al centro della regola carmelitana, regola numero 2, applicata alla mentalità dell'epoca medievale. Pone infatti Cristo come inizio e fine di tutta la realtà e di tutta la vita cristiana. Questo cristocentrismo è assunto mediante strutture essenziali: lo sviluppo della spiritualità del cammino, pellegrinaggio, ponendo la propria vita, l'ossequium, a servizio delle istanze più vere e più profonde della Chiesa e del mondo, a servizio, diremmo oggi, delle periferie esistenziali, quella parte di povertà del mondo che non è una minima parte, direi la maggior parte, ecco, del mondo. Primo punto: la parola spezzata nella duplice mensa. Secondo punto: dal cristocentrismo alla ecclesialità vissuta in fraternità. Come viviamo la ecclesialità noi carmelitani? Come fraternità orante, uniti a Cristo e attraverso il Cristo alla Trinità per mezzo dello Spirito. Ecco, da questo cristocentrismo si passa a un cristocentrismo vissuto nella Chiesa, quindi come fraternità. Si legge al numero 2 della lettera dei superiori generali O Carm OCD in occasione del quinto centenario dell'evangelizzazione dell'America Latina, dell'America. È un documento del 16 luglio del 1992. Si legge quanto segue: fraternità come frutto e segno di contemplazione.
Nel mondo attuale, siamo un documento del 92, ricordate, non c'era ancora Papa Francesco, guardate la profezia di questo documento. Nel mondo attuale si accentuano le divisioni sotto la spinta di molteplici cause storiche. Il sistema capitalista accresce il proprio sfruttamento dei popoli del terzo mondo. Intanto odi e divisioni si accumulano così che si arriva a pensare che la fraternità è un'utopia irrealizzabile. Ed ecco allora la sfida. Chiamati a vivere una vita di fraternità, bisogna ottenere che le nostre comunità siano una prova concreta che la fraternità è possibile. Fraternità che nasce dall'ascolto e dalla meditazione della parola, quindi il contatto con la parola, con la scrittura, e che porta a rendere più umana la vita, a unire le persone nonostante certe divergenze, e riesce così ad essere una presenza del Vangelo. In tal modo le nostre comunità si cambiano in segni di speranza che ai poveri fanno dire di noi quanto la vedova di Sarepta diceva al profeta Elia: ora so che sei un uomo di Dio e che la parola di Dio è realmente sulla tua bocca. Maria è per noi il simbolo e il modello della vita comunitaria. La nostra devozione a lei deve indurci a imitare il suo esempio, portarci alla libertà, renderci capaci di realizzare la fraternità cantata da Maria nel Magnificat. Fin qui da Cristo, terzo punto, secondo punto da Cristo, dal cristocentrismo all'ecclesialità vissuta come fraternità. Terzo punto, profetismo, che è il retaggio, un'eredità di Elia. Profetismo inteso come vivere giorno e notte nella presenza del Signore. Negli Stori Orientalis si accenna ai primi carmelitani con le seguenti parole: altri, imitando il santo uomo e solitario Elia profeta, conducevano vita solitaria sul Monte Carmelo, specialmente sulla parte che sovrasta la città di Porfirio, oggi detto Caifa, presso la fonte di Elia, non lontano dal monastero della Beata Margherita Vergine, dove in anguste cellette, quasi come api del Signore, facevano il miele spirituale. Questo passo al quarto punto, che è il marianismo. Elia, Maria. Seguire Maria come prima discepola della parola fatta carne e sorella dei carmelitani nel guidarli verso il Cristo Signore. Sapete che io ho citato questi convegni, il secondo e il terzo convegno, ecco, porta questo titolo: Maria, madre, sorella e discepole, madre di misericordia, che raccoglie gli atti del secondo e terzo convegno di Mariologia carmelitana. E quindi lì si può vedere un po' tutto quanto, però io mi accedo semplicemente a qualche parola, al punto seguente. L'oratorio, che nella nostra regola è situato al centro delle celle, luogo dove si celebra l'Eucaristia e si cantano le lodi a Dio, era dedicato alla Beata Vergine Maria. Immaginate la regola come pensa alla struttura del monastero ideale per noi, che si trova sul Monte Carmelo. L'oratorio è situato al centro delle celle, l'oratorio dove si prega e dove si celebra l'Eucaristia e si canta le lode di Dio. Questo oratorio è dedicato alla Vergine Maria. Vedete, in nuce, in germe, in sintesi, c'è tutto quanto la nostra regola. Tutto quanto poi la liturgia, ecco, il rapporto alla spiritualità dirà e realizzerà. Passo, evito le altre pagine perché si avvicina il tempo, mi manco dei 5 minuti stando al mio orologio, ai tratti caratteristici della spiritualità teresiana.
Primo punto, andate alla pagina 13. In primo luogo, Teresa vive in un clima teologale intesa come partecipazione al mistero di Dio uno e trino. Questa è la liturgia mistagogica per Teresa, iniziazione e iniziare i frati e le monache al mistero del Dio vivente. Tema dominante nella spiritualità teresiana che mutua dalla regola è, siamo al secondo punto, un altro tema dominante è la centralità dell'umanità del Cristo, la sacratissima umanità del Cristo, che per lei poi concretamente si riduce nell'Eucaristia, perché al suo tempo con i protestanti che commettevano sacrilegi nei confronti dell'Eucaristia, ecco, dice: come posso fare io l'Eucaristia? Quindi dare la vita per la Chiesa, e quindi sopperire a questi sacrilegi e con l'accentuazione dell'umanità del Cristo e del Cristo presente nelle Eucaristie, quindi tutta una devozione eucaristica. Altro tratto, siamo al terzo punto, altro tratto, pagina 14, primo capoverso, altro tratto della spiritualità di Teresa è la sua profonda sintonia con due grandi personaggi biblici, Elia con il suo spirito profetico e Maria Vergine, madre e sorella dei Carmelitani. Entrambi modelli dell'ascolto della parola di Dio. Faceva spesso riferimento alla figura di Elia e precisamente a quella fame che ebbe dell'onore del suo Dio. Cioè ripete in altri termini quel termine, quella frase latina, zelo, zelato, sum, prodomino, deo, exercitum. Quella fame che ebbe dell'onore del suo Dio. Inciso su qualche punto per far capire, per parteciparvi a alcune cose, cioè l'insistenza su Gesù Cristo, per lei che cosa significa la spiritualità? Lo dice in un testo dell'ultimo capitolo delle Settime Mansioni. Sapete cosa vuol dire essere spirituali? Trovato il testo? Sapete cosa vuol dire essere veramente spirituali? Vuol dire essere gli schiavi di Dio, tali che segnati col suo ferro, quello della croce, egli li possa vendere come schiavi in tutto il mondo, così come è stato per lui. L'incarnazione. Cristo si è fatto servo, schiavo. Maria Vergine è l'ancella del Signore, la schiava del Signore, perché fa il progetto di Dio, compie nel tempo e nella storia il progetto di Dio. Ecco cosa significa, quindi realizzare il progetto di Dio, vivere il mistero pasquale di morte e risurrezione. Ancora pagina seguente, Marianesimo, c'è un numero 3, Marianesimo, subito dopo. La sua esperienza cristologica era allo stesso tempo esperienza del Gesù evangelico e del Gesù pasquale, dell'esistenza personale, della sua esistenza personale. Lo stesso avviene nel caso di Maria. La sua è un'esperienza della Vergine evangelica che ascolta la parola e la compie, e allo stesso tempo esperienza della sua presenza nella vita personale e del gruppo di discepoli e discepoli. Ancora andiamo al capoverso seguente. In questo nostro incontro permettetemi di sottolineare la forza semantica che nel contesto storico e culturale della Santa ha l'audacia di definirci non solamente come ordine religioso. Avete trovato? Ecco, sì. I Carmelitani, secondo lei, sono una stirpe i cui predecessori sono i profeti biblici e la cui origine genealogica è la Vergine Maria, Madre nostra, Nostra Signora e Patrona. Vale la pena di rileggere, e termino così,
questo testo della Santa scritta già nelle quinte mansioni del castello interiore, parlando incidentalmente della vocazione contemplativa e mistica delle sue direttrici carmelitane. Il testo recita così: in ciò è la nostra origine. Siamo progenie di quei santi padri del Monte Carmelo che in gran solitudine e nel totale disprezzo del mondo cercavano questa gioia, la perla preziosa, le la chiama la Margherita Preziosa. Lo ripeterà alla fine del libro delle fondazioni dopo aver ricordato l'erezione ufficiale degli scalzi nel capitolo di Alcalà. Questa volta, scrivendo espressamente per noi fratelli carmelitani, dirà: fiscino sempre gli occhi sulla stirpe di quei santi profeti da cui discendiamo. Chiudo così perché se no andremo cercare di stare nel termine, spero di sì. Vi ringrazio dell'ascolto, scusate ecco dei passaggi di qua e di là, spero di aver fatto, di essere stato utile a questo nostro convenire. Grazie. Thank you, Father Luigi Borriello, for the great presentations and give us a lot of information and great reflection too. Instead of session for questions, we don't have it, I think, because we will change with the discussions. And about the discussions is, there will be three groups. I think it is the same as groups in the Lectio Divina. We're waiting for Father Mihol. Okay. Sorry. Thank you. We will have three groups. I think I will call the groups. The first group in English is myself, Robert, Father Mario Esposito, Michael Driscoll, David Hoffman, Owen Moore, Agustinho, Jan Bruns, Cedric and Theopil. And in Italian, Father Goraz, Adrian, Stanislao, Gerard, Wagner, Desiree, Reynald, Edmundo Caruana. And in Spain, Spanish, Alfredo, Roberto Carlos, Sidi Mario, Fernando Manuel, José López, Rosenildo, Juliano, Juan Gil Aguilar. I don't know. And then we have questions here. I will give you in English and in three languages here. We hope each group will discuss these questions from the relation liturgy and spirituality to the Carmelite spirituality. And each group has to discuss this question, and each group has to draw only one main point. Yeah? Only one main point. The place for the discussion, I think, is the same as in Lectio Divina. And we will start, I think, for the discussions 11:15 until 12:30. So 11:15 until 12:30, and then we will have lunch after that. So now we have a break. You can have these questions. I will give you for according to your language. Thank you very much.